Beh, posso dire che nella mia vita clinica momenti di criticità ce ne sono stati tantissimi, però una premessa è giusto farla. Medico e paziente. Medici sono di tanti tipi, diciamo psichiatra e paziente, psicologo e paziente, assistente sociale e paziente, ci sono tante sfumature. Per farla breve vorrei fare due annotazioni. Primo momento di criticità ci può essere quando c'è una sfida di potere fra il paziente e il sanitario. Il paziente non si deve in generale sentire più forte dell'operatore sanitario. Questo è il motivo per cui occorrerebbe affrontare i pazienti particolari, sempre in coppia o in più persone. Un altro problema è che quando si affronta un paziente occorre sempre scendere al livello del suo tipo di comunicazione. Non si può fare i professori o quelli che giudicano nei confronti di un paziente. Il paziente la prima cosa che vuole di solito è il rispetto da parte del sanitario. Una volta assicurato questo, si può anche affrontare sul piano personale una discussione o una comunicazione fra uomo e uomo. L'alleanza con la famiglia è sicuramente importantissima, è fondamentale perché la cura sia portata avanti, perché il paziente si sente quindi compreso dal medico, ma si sente compreso anche dalla famiglia. E la famiglia, per sapere come mettersi in contatto con il proprio congiunto affetto da una malattia fisica o psichica, ha bisogno di sapere la diagnosi, di avere spiegata la diagnosi con molta pazienza, con molta sensibilità, con molta tranquillità e con molta chiarezza, con parole semplici e chiare. Solo in questo modo, la famiglia potrà allearsi con il medico e potrà allearsi anche con il proprio congiunto. Potrà anche adottare, le strategie migliori per convincere il paziente a continuare a curarsi, per avere una speranza nel futuro, per sapere, anche nel caso di malattie croniche, che provocano delle disabilità fisiche e o psichiche, che comunque c'è la possibilità, di trovare un proprio inserimento diverso da prima, ma, da quello di prima, ma comunque un inserimento, un futuro sia nell'ambito del contesto familiare che sociale allargato.